Oggi finalmente riprendiamo la tradizione della nostra scuola qui al Palazzetto Schweitzer. Inauguriamo l'utilizzo per le scuole di questo spazio per festeggiare il diploma dell'anno scolastico 2020-21 per i nostri ragazzi che davvero hanno avuto gli ultimi 2 anni di scuola molto difficili, perché ricordiamo che i ragazzi che festeggiamo oggi sono quelli che hanno avuto gli ultimi 2 anni di scuola in pandemia. Quindi una giornata di festa che assume un valore ancora più rilevante appunto se confrontato al periodo difficile che avevano affrontato. Gli ultimi 2 anni, 2 anni terminati, 2 anni scolastici appena terminati, non sono stati di grande aiuto per gli studenti. Sappiamo l'essere umano, senza ricorrere tanto a fasi fatte, l'essere umano è un essere che vive in società, in collettività, quindi già trovarsi non aggregati a scuola per i ragazzi è stata una difficoltà pazzesca per portare avanti i corsi di studi. Certo che l'istituto non ha lesinato assolutamente sforzi organizzativi per rendere possibile al meglio la tenuta delle lezioni. Poi è chiaro, era una situazione talmente imprevedibile all'inizio che ovviamente ha avuto delle difficoltà, ma noi italiani siamo bravi a superare queste difficoltà, a improvvisare e a organizzarci nelle difficoltà, per cui anche la scuola ha dato prova in questo senso di ottime capacità organizzative. Io non posso che riportare la testimonianza che mi ha rilasciato una studentessa del MIT che ho ospitato nella mia famiglia durante la sua permanenza a Mantova, appunto, mentre teneva i corsi al Fermi, e al termine di questi suoi corsi le chiesi una sera: ma come sono questi ragazzi? Come li hai trovati? E mi rispose, e facevo fatica a credere, la preparazione media degli studenti qui al Fermi è superiore alla preparazione media dei miei colleghi del MIT. Allora, se pensiamo che il Massachusetts Institute of Technology è un'università a livello mondiale portata in palmo di mano in tutto il mondo, beh, insomma, questa è una testimonianza a favore della scuola e dell'istituto qui di Mantovano che penso non abbia pari. È detto da una persona che probabilmente non avrebbe un interesse contrario a fare un'affermazione del genere. Che ecco, questa è una cosa, secondo me, una bellissima testimonianza della validità della scuola. Speriamo che con i loro studi o con altri percorsi siano in grado di affrontare le sfide che li aspettano nei migliori modi, anche utilizzando tutti gli strumenti che hanno potuto acquisire durante il percorso scolastico. Sicuramente la scuola, il Fermi, una scuola che davvero apre tantissime opportunità, ci auspichiamo di rivederle tra poco del ritorno a Mantova. Ognuno sarà nella propria città, nella propria carriera, andrà da tutte le parti, però riuscire a mantenere anche un minimo substrato di questa rete è davvero, secondo me, ciò che il Fermi ci ha dato di più. E quindi vi ringrazio la dirigente. Il loro compito ora è di migliorare l'Italia, migliorare il nostro paese. Il compito di noi amministratori è di rendere possibile tutto questo, di dare loro questa possibilità. Ho augurato buona vita, che portino come sostegno la rete di amicizie, di impegno che hanno trovato in questa scuola, che gli potrà essere utile per superare le difficoltà e che si affaccino ad un futuro come sfida interessante e travolgente. Oggi festeggeremo anche le eccellenze, cioè i ragazzi che si sono diplomati con 100 e lode e con 100, ma è anche un giorno di festa per tutti quelli che hanno comunque concluso il loro percorso scolastico. Tanti di loro hanno scelto di andare a lavorare perché il momento anche un po' critico per le famiglie ha richiesto questo.
Tanti si stanno impegnando all'università con ottimi risultati, soprattutto nelle discipline scientifiche, quindi in tutte le ingegnerie e medicina, e abbiamo davvero anche degli studenti di grande eccellenza. È una tradizione questa della nostra scuola che intendiamo mantenere, e voglio che sia proprio veramente un giorno di festa, perché si meritano tutto il meglio questi ragazzi, e auguro a loro un futuro veramente radioso.